abbiamo avuto in studio, l'abbiamo presentato all'inizio della puntata, è un altro componente di questa società, è una figura nuova per quanto riguarda le società di calcio, perché non tutti hanno l'addetto stampa, invece il buon Salvo Cimino, come ha detto all'inizio anche Rolando, ha voluto questa casa costruirla dalle fondamenta, non come si fa si arriva subito al tetto, no, dalle fondamenta, con i vari compiti da assegnare. Uno di questi è stato appunto quello dell'addetto stampa. Matteo, eccoti qua. Matteo, addetto stampa, io volevo farti due domande. Una in particolare, perché noi sappiamo che praticamente difficilmente nelle società a questi livelli ci siano gli addetti stampa, insomma, coloro che si occupano dei rapporti fra la società e la stampa, insomma, che fanno i comunicati. Ecco, come ti sei trovato all'interno di questa società con questo compito un po' particolare, un po' nuovo? Ecco, a te la parola. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti gli amici ascoltatori. Allora, aspetta un attimo, che ho l'editore Arduino accanto e mi sta ecco, puoi parlare. Rinnovo il mio buongiorno a tutti gli amici radioascoltatori e tifosi del Cefalù Calcio. Beh, innanzitutto sono 2 anni che io ormai ricopro questo ruolo all'interno della società, ed essere sincero è un ruolo sia importante che molto prestigioso, visto che comunque si ha la possibilità di seguire la squadra, poter scrivere della squadra e soprattutto vivere quello che determinate cose magari un semplice giornalista, un semplice spettatore non può vivere. Sono 2 anni che seguo la squadra con molto affetto e soprattutto con molto tifo, perché sono anche tifoso, giustamente. Bisogna esserlo, insomma, se no. E il fatto che comunque sia essere anche da portavoce rispetto anche a tutti quanti è veramente molto importante. È un ruolo delicato, questo è sicuro. Sì, sicuramente. Quindi bisogna anche essere bravo a scrivere. Forse, visto che il presidente mi ha confermato anche quest'anno, significa che forse il mio lavoro lo so fare discretamente. Importante. Quindi, questo, dunque. Questo è importante. A proposito del presidente, ecco, un giudizio l'abbiamo fatto dire agli altri, facciamo dire anche a te. Un giudizio sul presidente, su Salvo, dai. Allora, io innanzitutto devo segnalare, così meglio così, raccontare dei piccoli episodi del presidente, visto che comunque in trasferta non ci può seguire, visto i suoi impegni lavorativi. Io, visto che comunque non solo curo la parte scritta, ma anche le fotografie col mio collega Gianmarco Cesare, a volte è stato chiesto anche di fare le radiocronache. E il presidente ogni 5 minuti fa: quanto stanno? Com'è il risultato? Beh, insomma, e ho visto da parte del presidente vivere anche via telefono la partita in maniera magari più, come si può dire, più emozionante rispetto a un normale tifoso. Ma è il primo tifoso, poi, sì, il presidente. Sì, assolutamente. Infatti ogni 2 secondi e non abbiamo segnato. E quando segniamo? Quindi, a parte questi hanno piccoli segnato loro. A parte questi piccoli episodi, comunque, che fanno capire anche quanto è attaccata la squadra del presidente, e dobbiamo essere più che altro orgogliosi di avere una persona sopra di noi, anche se comunque sia non si è mai messo sopra un ruolo, più che altro è sempre stato accanto sia al tifoso che soprattutto alla squadra. Allora, noi abbiamo qua Peppe Livecchi, grande appassionato di automobilismo, però anche lui chiaramente, come sportivo cefaludese, segue quello che succede a livello di calcio, basket, insomma, penso che si occupa anche di tutti gli altri sport. Peppe, vuoi fare una domanda al presidente, o a chi vuoi tu? Ecco, c'hai 4 baldi giovani lì davanti a te, puoi spaziare come vuoi. Baldi. Allora, io intanto buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La mia domanda, ma piuttosto che fare una domanda, io volevo fare una disamina della situazione dello sport cefaludese. Ci troviamo a vivere, intanto in qualità di direttore di una testata che è Cefaluweb, seguiamo tutti gli sport del nostro comprensorio, dando naturalmente in qualità di cefaludesi un occhio di riguardo anche alle società della nostra amata Cefalù. Io farei, dicevo, un esame e una disamina di tutto quello che è il mondo dello sport per ora a Cefalù. Il mondo dello sport, tu poco fa dicevi programmazione, non programmazione. Io penso che Cefalù si trova
ad avere tutta una serie di squadre nel calcio, nel basket, nella pallavolo, nel calcio a 5. Si trova ad avere tutta una serie di squadre che credo che programmazione ne facciano tanta, perché se Cefalù Calcio, intanto quando uno vede lo scudetto della loro società con la scritta 2005, e quindi è una società che si appresta ad entrare nella decima stagione di vita, vuol dire che è una società che programma e che non vive navigando a vista, perché in una situazione economica nella quale ci troviamo, avere la forza, il coraggio di spendere squattrini, di spendere tempo, perché credo che l'investimento sia non soltanto di carattere economico, ma credo che sia anche un investimento di risorse umane, che 5 giorni, anzi 7 giorni su 7 sono al campo Santa Barbara intanto a fronteggiare, voglio ridere, le patate che crescono piuttosto che l'erba, l'inferriata che si stacca perché viene logorata dalla ruggine. Credo che bisogna farne un plauso a tutti coloro che giornalmente spendono un attimo del loro tempo per pensare in generale allo sport, perché lo sport è intanto il futuro delle generazioni che stanno nascendo e che naturalmente nello sport devono crescere. Non è un caso se i lasini dicevano mens sana in corpore sano, e quindi un plauso va fatto a tutti, non soltanto alla Cefalù Calcio, ma a tutti quelli che in un comprensorio che è disastratissimo, perché mancano le infrastrutture, perché quelle che ci sono purtroppo non godono di manutenzione come, e dell'attenzione che invece dovrebbero avere. Ce ne sono altre che purtroppo, pur non avendo i permessi, sappiamo benissimo, hanno cercato di dare linfa al mondo dello sport. Io di fronte a un discorso del genere non posso fare altro che inchinarmi di fronte a chi, dicevamo, quotidianamente toglie del tempo al proprio lavoro, alla propria famiglia e del denaro al proprio portafoglio. Poi la loro stagione di quest'anno, ai noi, per il secondo anno ci avevano fatto pensare in grande, penso che siano stati loro i primi a pensare in grande. Avevamo vissuto il campionato seguendolo con degli alti e bassi, con problemi legati ogni tanto ad arbitri che non vedevano la palla che entrava, piuttosto che regalare gol non in fuorigioco ma forse di più. Ma naturalmente noi siamo sono squadre che fanno parte del campionato. Peppe si perdono i campionati lì, per un punto. Le terne arbitrali non sono sicuramente le terne arbitrali che ci sono nelle serie più importanti. La cosa che è importante è che ci abbiano fatto divertire e che ci fanno divertire. Quello che invece non mi piace non da parte della Cefalù Calcio, ma da parte di alcuni cefaludesi che dicono di essere sportivi e poi invece quando scrivono non si dimostrano tali. Il nostro giornale è un giornale che dà spazio a tutti i commenti, commenti che noi naturalmente censuriamo perché non vogliamo siano offensivi della persona, però francamente quando uno poi legge i commenti di quello che io definisco non lo sportivo ma il critico della domenica, l'uomo che è disposto soltanto a puntare il dito senza pensare invece a tutti i sacrifici che ci sono dietro a una società che può essere Cefalù Calcio, che può essere il basket di Cefalù, piuttosto che la pallavolo, piuttosto che il cricket, piuttosto che l'uncinetto a squadre, insomma fatemi ridere. Dico, queste sono le persone che vanno condannate e che io pubblicamente condanno. Dico, devo dare spazio a chi critica, perché ripeto, la libertà di opinione e di espressione è contemplata dalla nostra Costituzione, guai a doverla impedire. Però a queste persone che sono pronte soltanto a denigrare voglio fare un invito. Signori, intanto ogni tanto venite al Santa Barbara e vedete veramente qual è il sacrificio che questi ragazzi ci mettono, non solo nelle partite ma negli allenamenti, perché penso che allenarsi con un lampione soltanto acceso, e smentitemi se non dico la verità, con l'acqua calda che purtroppo arriva e non arriva, anche perché certe volte non arriva perché non c'è acqua non perché non c'è quella calda. Io credo che a tutti i nostri sportivi vada fatto soltanto un plauso, sia agli sportivi che scendono in campo e sia invece agli sportivi che ci mettono tanto di proprio per poter fare in modo che questa gente possa esprimersi la domenica e ci possa fare divertire la domenica. Io volevo fare soltanto questa piccola analisi. Domande, credo che qualunque tipo di domanda sia superflua. L'unica cosa che possiamo dire a tutti quanti, siano essi dirigenti, siano essi addetti stampa, siano essi sportivi, tenete duro, perché penso che
solo chi tiene duro e chi continua a mettere un anno in più dietro a quel 2005 da voi, non so, nel caso di altre squadre magari ci sarà la 2010, in questa situazione economica e non soltanto economica, fatemelo dire, anche politica, diciamo, non entriamo nella polemica, ma dico, ci sono tante componenti che purtroppo non remano a favore di chi fa sport. Io penso che sia nostro dovere, cioè il dovere di tutti, mio di giornalista, mio di cittadino, quello di stare accanto a chi fa dei sacrifici, semplicemente questo. Bene, allora abbiamo ascoltato questo commento, adesso facciamo un giro finale con i nostri ospiti. Salvo. Allora, comincio a ringraziare Peppe Rivecchi per la sua ottima analisi e osservazione che ha appena finito di fare. Condivido pienamente il suo ragionamento su queste persone che fanno queste critiche, scrivono commenti che voi giustamente filtrate per correttezza, e io rivolgo a queste persone invece l'invito a partecipare attivamente, non solo nella mia società, ma in tutti anche nelle altre scuole. Scusami se ti interrompo, io li vorrei vedere invece, perché per esempio fra le critiche che ci sono quelle che Pino Minutella non è allenatore, io direi a questi signori che dicono che Pino Minutella non è allenatore, vedete a sedere in panchina domenica e vedete questi 22 che giocano, che se le suonano di santa ragione perché dagli spalti si vede che ogni tanto c'è un gomito che si alza un po' di più, e a quei tre con un giorno la magliettina nera, un giorno la magliettina gialla, ma dico che hanno bandierine e dischetti, che ogni tanto inventano cose, dico, io vorrei ospiterei chiunque a sedersi in panchina, dico, al di là della preparazione tecnica che uno possa avere, e a stare là 90 minuti a resistere senza entrare in campo e timbuleare a tutti, detto alla fermitana. Peppe, il fatto è, come tu ben sai, che fuori dal campo sono tutti allenatori, tutti tecnici, tutti esperti, e poi comunque alla fine della partita col poi è semplice parlare, ma io vorrei vederli tutti prima di fare la rosa ai giocatori e con i giocatori che giustamente hai, perché purtroppo tutti vorrebbero grandi giocatori, ma siccome hai detto tu, la crisi è quella che è, e comunque la bravura del mister, dell'allenatore, non si vede avendo la possibilità di avere grandissimi, migliori giocatori che ci sono al mondo. La bravura del mister è quello di fare crescere i giocatori che hai, di renderli dei campioni. Mi sbaglio, mister, io non sono purtroppo un tecnico. Io fino allo scorso anno giocavo a pallacanestro, facevo la palla, però la prima cosa che dicevo quando entravo a inizio anno in campo era guardare i miei compagni e chiedere ai miei compagni quali fossero le aspettative che avevano di fronte al campionato, alla serie nella quale giocavamo, e anche le aspettative nei confronti della società e nei confronti di chi ci allenava. Non è facile, cioè, ognuno di noi, anche che so le lamentele che si sentono in panchina nello spogliatoio, ognuno di noi molte volte dice di non avere nessuna aspettativa, dice di non voler giocare, però poi è convinto di essere nel mio caso il miglior giocatore di basket del mondo, o nel caso del pallone il miglior calciatore del mondo. Io quello che dico sempre a tutti è: signori, ricordatevi che noi stiamo giocando in promozione, o perlomeno l'anno scorso io giocavo in promozione. Dico, se io fossi Magic Johnson probabilmente avrei giocato in altre serie. Se sono Giuseppe Livecchi, ai noi mi devo accontentare di riscaldare la panchina in promozione. Dico, questo è. Comunque, in conclusione, il mister ha fatto un grandissimo lavoro e lo ha riconfermato per il secondo anno. Io ho concluso. Bene, Salvo. Allora, adesso un piccolo passaggio, dicevo, fra Rolando, poi chiudiamo con il mister, l'addetto stampa, lo salutiamo, è stato veramente gentilissimo, magari l'anno prossimo l'addetto stampa ci farà più comunicati a CRM, insomma, di quello che succede a livello societario. Perfetto, grazie Matteo. Allora, Rolando. Come si prospetta questa... Intanto hai visto Sante, che il presidente quanto ne capisce, sembrava che non ne capisse. Sì, ma secondo a voi me... sembra, ve l'ho detto io, è un vulcano in pieno. Secondo me gli avete fatto un'ottima scuola, no, vai. No, è un vulcano in pieno, lui quello che al momento sembra che non ha capito, ne ha capito per tre volte. Ma... No, niente, volevo dire solo due cose, per chiudere, ringraziamo a Peppe davvero che ha fatto la disamina giusta di quello che potrebbe essere, ecco. Poi i nostri critici io nemmeno li leggo, perciò non c'è, io leggo solo non so gli articoli, lui. I critici non li leggo, posso dire soltanto che
il mister ha lavorato sì con un gruppo, sicuramente con qualche calciatore di valore, di categoria, farei dire, ma a lui piacciono e lui mi chiede in particolare sempre giovane. Anche quest'anno abbiamo mandato in campo 2,97 che sono Sferruzza e Ingrassia, e sono i nostri due gioiellini, ma anche i 96. È andato in campo Mantia, che non conosceva nessuno, conoscevamo solo noi e l'abbiamo voluto. Il ragazzo ha giocato 22 partite da titolare, venendo dagli allievi provinciali del Trabia. Non venendo, noi non andiamo a prendere il settore giovanile del Palermo, il settore giovanile, noi li prendiamo qui di casa nostra e dei dintorni nostri, e cerchiamo di costruire questi ragazzi. Ti ho detto, giochiamo con una media, le dei tre vecchietti, Calabrese, Spinella e Villafranca, con una media di 21 anni con loro dentro, 22 anni circa. Nei punti cardini abbiamo giovani dappertutto, dal compagno, dal fiducia, e non è facile giocare con tre juniores e altri tre che sono usciti under lo scorso anno. Giochiamo con 6 giovani e 5 più grandi, perché proprio programmiamo con qualche rischio e qualcosa programmiamo, e noi prima partiamo dai giovani, vediamo un mare di partite. Abbiamo fatto ora lo scorso anno un accordo anche con lo Sporting Termini, dove già gioca qualche ragazzo di Cefalù, per dei giovani. Noi prima puntiamo ai giovani e poi puntiamo a tutte le componenti. Anche con la squadra del finale avete avuto degli scambi, avete noi con i dintorni. Sentivo parlare di un ragazzo che quest'anno ha realizzato, mi sembra, 14 gol nel campionato è un ragazzo che era nel suo settore giovanile, che è andato a finale, ha fatto 14 gol. Ma abbiamo un altro ragazzo che nello Sporting Termini, che erano battuto il finale 2-1, che è Danilo Liberto, che ne ha fatti altri 13, che è un 98 Danilo, anche Lo Mauro è un 98. E noi, i nostri giovani, cerchiamo di curarli, piazzarli, portarli in giro, e questo. E poi il mister, quando pensa che possono essere pronti a dare la nostra causa, li richiamiamo. Ecco, e allora appunto adesso passiamo la parola al mister. Io ti ringrazio, Rolando, sempre grazie a voi. Chiaro il tuo intervento. Mister, può rientrare qualcuno di questi ragazzi che avete mandato un po' a maturare nella stagione passata fuori? Hai qualche idea? Diciamo, soltanto parliamo di idee, non sicuramente parliamo. Sicuramente qualcuno potrebbe rientrare se si adegua a quelle che sono le pretese della squadra del Cefalù Calcio, che significa, certo, allenamenti, sacrifici, come diceva Peppe, anche con una luce o in mancanza di acqua, o allenandoci anche per il Santissimo Salvatore. Questo è il nostro credo nello sport, e forse quello che a volte la gente non sa è questo. Noi pretendiamo, e forse pretendere significa che qualcuno si faccia da parte da solo, non perché siano stati tagliati dal Cefalù Calcio, è perché evidentemente pretendiamo tanto, perché per dare devi pretendere, e fare bene significa fare sacrifici. Sicuramente questo è l'ottimizzare tutto quello che è fattibile nel gioco del calcio. Poi l'avvento che ha portato Salvo Cimino è sempre quello di ottimizzare, cioè qui non c'è un presidente dove Pino Minutella va a chiedere l'eccessivo. Mi ha detto sempre di ottimizzare, e la prova deve essere nel lavorare con quello che hai. Facile come qualche altra squadra riesce ad avere i migliori calciatori, i migliori atleti che ci sono in giro, e poter vincere i campionati. Qua dobbiamo cercare di vincere i campionati ottimizzando al massimo le spese e con molti giovani. Mi piace lavorare in questo modo, fino a quando ne avrò la possibilità, perché poi sai, quando vieni da risultati così bugiardi come quello della sconfitta dei playoff, il primo pensiero è quello: è cosa abbiamo fatto di buono. Noi da tre anni fa abbiamo vinto il campionato di prima categoria, l'anno scorso siamo stati terzi, quest'anno siamo secondi, migliorando sempre la classifica. L'anno prossimo dovremmo essere primi. Se vogliamo contestare anche questi risultati, forse l'essere contestati ci dà più forza per andare avanti, e sicuramente così faremo. Sono contento che in diretta ho avuto la riconferma dal presidente, questo mi consente di andare avanti con allora, entusiasmo, vista la riconferma. Io ti volevo fare l'ultimissima domanda, e poi chiudiamo questo nostro intervento di oggi. Quando inizierà la stagione tecnica, giustamente, del Cefalù Calcio? Cioè come si svilupperà il programma? Tu hai detto lavoreremo anche per le feste del Salvatore, cioè sì, significa Io
che inizio sempre l'ultima settimana di luglio, come ho sempre fatto e lo farò anche quest'anno. Perciò ti ripeto, anche in funzione di questo prenderò dei giocatori che abbiano la volontà veramente di mettersi in mostra e di lavorare con molta umiltà. Poco fa il direttore faceva degli esempi, i ragazzi del 96, del 97 che si sono applicati già da luglio, poi hanno avuto una loro presenza quasi costante nella rosa della squadra, il 297, qualche 96 che ha fatto, io non voglio dimenticare nessuno, ma Alfonso ha fatto le sue 12 partite, che è un locale, Zangara ha giocato, Sferruzza ha giocato, e questa la dice lunga sulla programmazione della società. Ti ripeto, i programmi e le ambizioni della società sono tantissime e tiriamo avanti su quelli che sono i nostri progetti, i nostri programmi, e sicuri che il lavoro poi all'ultimo paghi. Benissimo, allora noi ringraziamo la dirigenza, il presidente e tutti i collaboratori appunto della Cefalù Calcio, augurandole adesso buone vacanze, ma buon inizio di programmazione per quella che sarà la prossima stagione, che sia in questo campionato, che sia in un campionato superiore, questo poi lo deciderete voi all'interno delle vostre stanze, nelle riunioni, dei vostri tavoli rotondi, così come diceva Salvo, di conseguenza cosa dire, un in bocca al lupo per quello che sarà appunto il proseguo del Cefalù Calcio, che come diceva il buon Peppe Livecchi, l'anno prossimo saranno 10 anni di attività e si festeggiano appunto questo primo decennio di attività con, devo dire, soddisfazione, anche se qualcuno magari si può aspettare sempre di più, però devo dire, vincere un campionato, poi arrivare terzi, secondi, migliorarsi anno dopo anno, penso che sia stata una cosa positiva soprattutto per la società e per un presidente che si affaccia da poco a questa realtà sportiva. Grazie Salvo Cimino, grazie Peppe Minutella, grazie Rolando, Matteo e il piccoletto che si nasconde ma fa il fotografo, lui è praticamente fatto da fotoreporter. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo con Peppe Livecchi, parleremo della 98esima edizione della Targa Florio, ma avremo anche un collegamento telefonico con Castrocaro per quanto riguarda la musica per la 12esima edizione del concorso Canoro Vocine Nuove di Castrocaro. Bene, allora linea alla regia, noi ritorniamo fra poco con praticamente ancora in diretta. CRM. Pubblicità. Per esprimere i tuoi sentimenti, lasciati ispirare dalla collezione di gioielli.